A lanciare la proposta è stato il presidente di Confindustria Salerno, Andrea Prete, che aveva immaginato di poter risolvere il problema del traffico e della viabilità in costiera amalfitana attraverso la realizzazione di un tunnel capace di bypassare tornanti e strettoie. Ipotesi che però non sembra convincere i sindaci della Divina, come spiega ad 8 Channel la fascia tricolore di minori Andrea Reale. Da sindaco di minori città del Gusto che da operatore turistico, perché sono direttore commerciale, direttore d'albergo da oltre 20 anni, ritengo che non si possa vietare la visita della stupenda costa ai turisti e agli avventori. Ritengo che il problema viabilità possa essere risolto con una cooperazione tra il metro presentato dal Presidente De Luca e gli operatori privati, collegati strettamente con i vettori ettometrici, i vettori meccanici, praticamente le funivie che portano praticamente a Ravello, che collegano la montiera e i paesi a monte con la costa. La soluzione in quattro parole è: piccoli lavori strutturali, vettori meccanici di collegamento, potenziamento delle vie del mare e contingentamento e controllo di entrata sia praticamente delle macchine, sia di tutti praticamente alle quattro porte della costiera.